Abbiamo chiesto aiuto da tutto il mondo, adesso stiamo sperando solo che veramente i governatori di questo mondo reagiscono. Io chiedo nel quale mondo noi viviamo, è un mondo proprio schifo, vi dico veramente che è schifo. Grazie, aiutateci tutti, grazie. Sono ucraina, vengo da Napoli, vado in Ucraina a prendere mia figlia perché sta in pericolo. Quell'uomo di merda sta bombardando tutta Ucraina e non sappiamo che fare. Stando in Italia ho deciso di lavorare per comprare la casa per mia figlia e sono andata un mese fa a comprarla e mo c'ho pensieri e preoccupazioni che questa casa potrebbe essere bombardata. Mi dispiace molto per il nostro popolo, sta soffrendo molto. La gente cattiva russa sta sotto Putin. Spero che un giorno morirà e soffrirà. Dolore, disperazione, paura, rabbia. C'è chi scappa dall'Ucraina per sfuggire agli orrori della guerra scatenata da Putin e chi fa di tutto per tornare a prendere i figli, i nipoti, gli anziani, i propri cari più vulnerabili, per metterli in salvo portandoli in Italia, mentre gli uomini rimangono a combattere in difesa della propria patria e dell'indipendenza. Io sono Vladislava, sono ucraina e parto dall'Italia per prendere i miei figli che ho in Ucraina per riportarli a salvo più possibile. Ho una figlia di 18 anni e il figlio piccolo di 3 anni e mezza. Ero in Ucraina per studio, facevo il tirocinio, sono arrivata un mese fa circa, però con tutto quello che è successo non avevo pace là, voglio essere tranquilla e voglio riparare i miei figli, quindi li riporto a Roma grazie a miei amiche italiane che mi hanno trovato un posto per vivere. Quindi mio marito rimane a casa, per il momento no, non è richiamato a combattere, però se succede va volentieri. Di Putin, cosa posso pensare di Putin? Per me lui è secondo Hitler, cioè non ha niente di santo, non c'è niente. Ci troviamo qui alla frontiera dell'Ucraina e stanno controllando i nostri passaporti, mi hanno controllato anche il Green Pass, l'assicurazione, cosa non puoi accedere. Tutti stanno uscendo fuori dalla frontiera, ci sono chilometri e chilometri di macchine. Хмельницький щойно виїхав Володимир Хмельницький. Не давайте нічого. Нічого йому не давайте. Я не маю. Я обміняю гроші, але потім. Мені теж тільки обміняти. Devo cambiare la scheda telefonica perché non funziona all'interno. Andiamo a casa nostra perché purtroppo ce l'abbiamo, grande problema, problema di mondiale per dirlo. Vado a prendere la nipote da mia figlia perché figlia obbligatoria deve andare al lavoro e non c'è nessuno a stare con la bambina, non siamo un pericolo. E per grazie a Dio che ce l'abbiamo ancora questa possibilità per andare a casa e per prendere bambine, vediamo che finisce presto, perché qua nessuno dorme, nessuno sta tranquillo, c'è un problema veramente grande e mi dispiace per tutti quanti, forse qualcuno non ce l'ha neanche possibilità per andare a prendere, speriamo che Gesù aiuti che si fermi tutto
E purtroppo andiamo avanti, non lo sappiamo neanche noi come andiamo avanti. Come troviamo adesso pure a casa nostra, perché dicono cose gravi, non lo sappiamo. Mia figlia lavora in ospedale, infermiera, obbligatorio di guerra. Lei non si può muovere, è obbligatorio, deve lavorare. Adesso non va a lavorare, che sta aspettando che deve prendere la bambina, che non c'è con chi lasciare. Di Putin non c'è parole. Una persona non c'è il mondo, una persona non ci sta nel mondo, non si scrive, non si fa neanche la faccia di lui. Quelli che sta combinando con i nostri figli, con i nostri tutti quanti bambini, e le gente che soffrono, che muoiono tutti i giorni, io penso una persona, il mondo non ci sta, non ci sta. Non c'è parole di lui, non c'è neanche pensiero, perché penso una persona non deve vivere mai la vita sua, a mezzo a noi. Nathalie, Nadia, Alessia, Bratislava, attraverso il viaggio in pullman di 4 donne ucraine insieme ai loro connazionali, da Napoli alle loro città in Ucraina, il calvario di una popolazione aggredita che vede nella nostra nazione un porto sicuro, una terra pronta ad accogliere con calore e fratellanza, lontana dai bombardamenti e dalla distruzione di città e quartieri, lontana dalle orrende mutilazioni provocate dai micidiali ordigni lanciati perfino sugli ospedali pediatrici, lontana dalla morte seminata con sistematica determinazione dalle forze russe, che non risparmia nemmeno i bambini. Un viaggio di speranza, ad alto rischio, tra lacrime e faticosi sorrisi per farsi coraggio, mentre le bombe continuano a cadere sui centri strategici e sulle città. Le notizie degli attacchi a Kiev, Kharkiv, Kherson, Mariupol, Bucha arrivano ovunque, seminando terrore. Incognita tremenda, non sapere se i familiari e gli amici sono ancora vivi, se la casa accostata ai sacrifici di una vita esiste ancora o al suo posto c'è solo un cumulo di macerie. La resistenza alza barricate, pronta ad affrontare il nemico che all'improvviso può arrivare dal cielo come da terra e si infiltra abilmente, forte della lingua comune, il russo, che non crea differenze tra i due opposti fronti. Ai confini, in uscita dall'Ucraina, code di pullman e automobili per decine e decine di chilometri. A bordo, i fortunati che sono riusciti ad assicurarsi un posto, a trovare il carburante, esaurito o comunque raro da reperire in molte parti del paese. Ma tu vai a Napoli un'altra volta? Un'altra volta a Napoli? Sì, sono corrispondente, io sono ucraino, di madre di apostolico. Questi sono tutti i ragazzi che vengono a Napoli, mamma mia, tutti giovani, tutti... C'è proprio danno, te lo bacio. Dai zampa, dai zampa. Gli altri hanno dovuto camminare per giorni interi, al freddo e al vento, in mezzo alla neve che cade fitta. Attese estenuanti di 30 e più ore per passare le frontiere, unico ristoro quello della Croce Rossa, caffè caldo e panini, latte caldo e biscotti per i bambini. Accanto due piccoli nomadi chiedono l'elemosina e la generosità dei profughi è grande. Mostrano orgogliosi un pacco di banconote, provento di 2 giornate. Fammi vedere i soldi che hai guadagnato. Allora, non c'è. Fammi vedere. No, fammi vedere, apri. Maria si reputa fortunata, la famiglia napoletana per la quale ha lavorato da quando era ragazza fino a 2 anni fa l'ha chiamata offrendole ospitalità. A Leopoli lascia l'unico figlio, pronto a combattere. I miei amici mi telefonano ogni tanto e dicono: ascolta, che ti possiamo fare per te, perché tu hai fatto tanto per noi, anche noi vogliamo fare per te qualcosa. Si preoccupano, hanno paura? Sì, no, perché è davvero, perché questo è paura. Occhi velati dal pianto, voci sommesse e le ultime raccomandazioni, sforzandosi di fingere una serenità inesistente. Mentre le donne partono con i figli piccoli, gli uomini restano a difendere la patria dall'invasore. Famiglie divise dall'emergenza, dalla necessità di portare al sicuro il più grande tesoro, la vita dei bimbi. In loro è riposto il futuro dell'Ucraina e la speranza che risorgerà comunque, qualsiasi cosa, anche la più tragica, accada oggi.
È dura dirsi arrivederci sapendo che potrà essere un addio, perché il nemico è determinato a vincere a ogni costo. E tra tanto dolore qualcuno cerca di donare un po' di allegria. È deserta la corsia in entrata. Chi torna in territorio ucraino lo fa a proprio rischio e pericolo, sfiorando la sorte. Non sa se riuscirà poi ad andare via, perciò bisogna fare presto. Da un momento all'altro può accadere di tutto. Arrivati a Napoli, i primi veri sorrisi. La tensione cede il posto agli affetti. Una nonna stringe felice il suo nipotino, incredula di poterlo tenere finalmente tra le braccia. Potenza dell'amore che può vincere su tutto, sperando che la sua voce possa essere ascoltata, ora più che mai, dai potenti della terra.